specificamente dei temi politici, anche se non solo, grazie a Dio. E sono stato interpellato per fare il moderatore di questo dibattito, lo faccio volentieri ovviamente. Quando verrà, credo che senza un impegno orario ci dovrebbe dare anche un saluto il sindaco Tosi, e quando verrà dopo lo faremo intervenire. E tra l'altro è atteso anche Pannella, che è già arrivato, e dopo sentiremo anche lui naturalmente. I due temi di stasera sono i cosiddetti temi etici sensibili, no? Quelli sui quali poi l'opinione pubblica è molto divisa. Tra l'altro sono due temi di stringente attualità, perché ci sono stati degli eventi, diciamo, su entrambi i fronti che hanno richiamato l'attenzione e anche le passioni dell'opinione pubblica, non solo italiana. Si pensi al caso di quella giovane americana malata terminale che ha, per quanto riguarda l'eutanasia, che ha scelto di darsi, diciamo appunto, la dolce morte, come è anche chiamata, insomma il suicidio assistito, una cosa che ha creato, che ha aperto, riaperto per meglio dire, il dibattito su questo, su questa questione, l'ha riaperto in America in primo luogo, ma un po' in tutto il mondo, quindi anche da noi. E l'altro tema, pure di stringente attualità, è quello dei matrimoni gay, che abbiamo visto, come dire, ha creato divisioni, perché una certa quota, direi una buona parte dei sindaci italiani, hanno deciso di trascrivere questi matrimoni avvenuti all'estero. Il governo, per bocca del ministro dell'Interno, ha pregato i prefetti di cancellare queste liste. Insomma, ecco, questi sono i due temi. Abbiamo i due fronti e noi cercheremo di contingentare i tempi anche per fare in modo che il dibattito poi sia più ricco. Si può, mi pare, si può anche andare a oltranza, insomma, abbastanza lungo. Credo che siano stati distribuiti o comunque dei foglietti, se anche il pubblico vuole puntualizzare qualche domanda, e poi le fa avere qui, poi ne sceglieremo alcune o comunque le proporremo, in modo che anche queste siano, anche queste domande entrino, diciamo così, nel dibattito. Io parto già con la prima domanda. Io contingento il tempo, siccome qua c'è una disparità, qui sono dal mio lato destro, sono in due, come avete visto, Cappato e Pasetto, io e di qua Zelger e Pasetto, ambedue, diciamo, consiglieri comunali peraltro. Io partirei già subito quasi con la prima domanda, poi non mi pare più il caso di fare grandi presentazioni, i temi tutti quelli che sono qui li conoscono e poi vengono sviluppati mentre li presentiamo. Allora, dicevamo, la prima questione è appunto il dibattito sulle, diciamo, unioni civili, che è appunto cresciuto di intensità anche politica per questa questione delle trascrizioni, che appunto contrappongono parecchi sindaci al governo, in questo caso al ministro dell'Interno. Appunto si chiede la cancellazione d'autorità di questi albi speciali. E qua sta il punto, bisogna un po' discutere, bisognerebbe definire nella sostanza perché questo è un tema che si è riproposto, cosa si intende per convivenza, per nucleo familiare. C'è chi obietta che nucleo familiare significa solo matrimonio, con la sottolineatura che la famiglia deve essere composta da un uomo e una donna e in quanto tale capitale sociale fondamentale per il bene del paese. Però un punto molto critico del dibattito dei giorni scorsi è questo: se è vero, come è vero, che la nostra società, come tutte le società occidentali, da tempo si mostra sempre più gay friendly, diciamo, più aperta su certe questioni, e qua c'è un punto: come va considerato il fatto che oggi si pretende di tutelare prima il matrimonio? Questo è il discorso della legge che è un po' in discussione, quasi di tutelare prima il matrimonio tra omosessuali che di dare pieno riconoscimento
alle unioni civili tout court, quindi anche eterosessuali. Cioè il governo sta promettendo questa, la chiama civil partnership, su modello tedesco, dove non si contempla la parola matrimonio, ma si parla di unioni civili. C'è da chiedersi se non sia uno scatto un po' troppo forte, diciamo così, quello in corso, nel quale la politica si preoccupa di difendere prima le coppie gay di quelle eterosessuali, e dall'altro lato mi viene da dire se non si arretra troppo, specie sul fronte appunto dei tradizionalisti cattolici, quando oltre a negare il diritto a queste unioni tra gay, si sentenzia, si continua a diciamo, riproporre una questione già posta da tempo, secondo la quale l'omosessualità è una malattia e si pretenderebbe che lo Stato la curasse anche con terapie coatte. Quindi c'è un rischio di due spinte in avanti o indietro un po' troppo forti. A partire da questo mi piacerebbe sentire il dottor Zegger, che apre quindi il dibattito. Diamo 5 minuti a testa, poi passiamo alla successiva domanda. Sì, mi è capitato più volte di parlare di questo argomento anche in Consiglio Comunale, perché ci sono stati diversi tentativi di approvare delle mozioni per il riconoscimento, diciamo, pubblico delle cosiddette coppie omosessuali o matrimoni omosessuali, pseudo, perché matrimonio vuol dire mater e munus, dono, è un dono reciproco tra coniugi che si donano uno all'altro, questa è l'etimologia. Allora, perché viene chiesto questo tipo di riconoscimento? Vediamo un po', la Costituzione per esempio dà un ruolo particolare alla famiglia con l'articolo 29 o 30 della Costituzione, dove c'è scritto che lo Stato riconosce il ruolo fondamentale della famiglia naturale fondata sul matrimonio. Adesso ho un giurista qui a fianco che mi corregge, il testo più o meno è questo. Perché riconosce la società naturale fondata sul matrimonio e non le unioni affettive, per esempio tra fratello e sorella, tra due uomini, tra due donne o anche tra compagni, studenti che vivono insieme, magari per motivi di studio in un'altra città? Chiaramente perché lo Stato dà un riconoscimento particolare a chi si unisce insieme per creare un'entità nuova che è aperta alla vita, alla responsabilità reciproca di mutuo soccorso e quindi ha un impatto verso l'esterno, cioè l'educazione dei figli, la nascita, la crescita, l'educazione dei figli e il mutuo aiuto reciproco crea una rete di solidarietà che è utile e molto vantaggiosa per la società. Riguarda il foro esterno, si dice anche in altri termini. Invece altre situazioni, tipo due fratelli e sorelle che vivono dopo la morte dei genitori nella stessa casa, sono unioni affettive validissime, però non sono riconosciute in maniera particolare o non hanno un riconoscimento, una classificazione. Lo stesso tra due uomini e due donne che vogliono stare insieme. Riguardano cioè delle scelte individuali o anche di necessità, insomma se uno non ha la casa, vive insieme magari con uno studente, due studenti risparmiano e stanno insieme. Riguardano cioè il foro interno. Nel foro interno le leggi non dovrebbero entrare, perché se io mi diverto a fumare 40 sigarette al giorno a casa mia, la legge non me lo può impedire. Al massimo mi potrà dire, guarda che ti fa male, ti fa venire un tumore, però a casa mia io faccio quello che voglio io. Così pure anche due omosessuali che vogliono fare, vivere insieme a casa loro, nessuno li vieta di farlo. Però quanto avere un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato in quanto contribuiscono in maniera particolare al bene comune, cioè danno un impatto sociale alla società, questo no, perché non danno un'utilità alla società dal punto di vista dei figli, dell'educazione, della responsabilità. Non parliamo poi dell'instabilità di questi rapporti, che è molto superiore a quella delle unioni tra un uomo e una donna. Poi si è parlato molto anche dei diritti civili che sarebbero negati alle unioni di coppie omosessuali e questo è appunto uno dei motivi per cui si chiede il riconoscimento di queste coppie. Allora, noi sappiamo, se chiediamo a qualunque avvocato, che attraverso il codice civile con un notaio possiamo ottenere praticamente tutto, la delega per avere la visita in ospedale, la delega per andare a prendere i bambini a scuola, ammesso che ci siano,
e altre cose. Gli unici due diritti che non ci sono e non verranno mai concessi, perché ci aveva provato anche l'Inghilterra e ha fatto marcia indietro, è quella della pensione di reversibilità, per esempio. Muore l'amico, il compagno, e io voglio ereditare la sua pensione. Perché non è stato fatto? Perché si presta a una serie di truffe incredibili, dimostrate anche su un bellissimo libro piccolino di Mario Adinolfi che c'è lì nella hall ingresso, dove parla appunto di un caso che può, di casi che possono verificarsi. Un altro diritto non riconosciuto è la cosiddetta quota legittima dell'eredità. Allora, se io ho dei fratelli e sono sposato e ho dei figli, la quota legittima spetta alla moglie e ai figli. Se non ho figli, la quota legittima spetta ai fratelli della moglie e del marito. Cioè una quota dell'eredità, un terzo mi pare che sia, hanno diritto ad averla. Oppure i genitori, se ci sono. Insomma. Nel caso di due uomini che si mettono insieme, questa quota non ce l'avrebbero. Però anche qua si presta moltissimo alle truffe. E qui gli esempi magari li farà un'altra persona. Per quanto riguarda poi i numeri, anche questo, il fenomeno è veramente rilevante, è sentito. Andiamo a vedere cosa fa il Comune di Pisa. Esiste un registro delle coppie di fatto, dal 1998 ha avuto 20 iscrizioni. Le coppie di fatto non gliene importa niente di registrarsi, perché se sono di fatto è proprio perché non vogliono regole, vogliono magari unirsi insieme e poi separarsi il giorno dopo. Allora, facciano come credono, dopo magari avranno una vita infelice, secondo me, perché se manca un rapporto stabile la felicità non arriva, io credo. In Francia, in 3 mesi, le cosiddette coppie di fatto, che poi sono tutte coppie omosessuali, che a loro interessa, solo una parte di questa categoria interessa riconoscimento pubblico. La maggioranza degli omosessuali, invece, non gliene importa assolutamente niente. Questo ne ho avuto testimonianza anche l'11 gennaio di quest'anno, una manifestazione a Roma dove c'era un francese portavoce dell'associazione Homovox, omosessuale, dichiarato, che lui diceva io non voglio sposarmi, riconoscere, perché ogni bambino ha bisogno del papà e della mamma. Allora, in queste condizioni, in Francia, in 3 mesi, 596 casi. Altro motivo per cui si chiede il riconoscimento è la persecuzione che gli omosessuali avrebbero perché non sono riconosciuti. Ci sono dei dati dell'OSCAD, che nessuno sa cos'è, ma è una specie di corpo di polizia incardinato nel Dipartimento di Sicurezza della Direzione Generale della Polizia Criminale. È un organismo interforze composto da rappresentanti della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Allora, in 3 anni di osservazione ha trovato 32 aggressioni che possono avere uno sfondo di discriminazione omosessuale, quando in un anno le aggressioni, le discriminazioni nei confronti della donna sono 1 milione. 1 milione di aggressioni alle donne e 32 in 3 anni, cioè 10 all'anno, a chi si sente perseguitato. Lo stesso per i suicidi. I suicidi dicono che sono tantissimi. In Italia sono 3.500-4.000 suicidi all'anno, mentre i suicidi direttamente collegabili a discriminazioni per l'orientamento sessuale, rilevati in 3 anni sempre da questo organismo dello Stato, OSCAD, che non è di parte, sono in 3 anni sono soltanto 4. Sono dati riportati alla Commissione di Giustizia del Senato il 3 dicembre scorso. Quindi me li sono inventati io o il Vaticano, perché molto spesso si dice questa è una posizione del Vaticano o dei fondamentalisti cattolici o degli omofobi, come sarei io. No, è una questione di dato oggettivo, di rilevazione statistica. Non so se posso continuare, ma credo che forse basta. Adesso, ovviamente, sull'altro fronte, il consigliere Pasetto. Beh, intanto buonasera a tutti, ringrazio i partecipanti di essere qui presenti, tra l'altro una sala anche numerosa e questo giustifica anche l'importanza di parlare di questi temi. Io questa sera rappresento una parte diversa da quella dell'amico consigliere comunale Alberto Zelger. Ovviamente le mie posizioni sono liberal e di quello che ho, ahimè, sentito, praticamente non sono d'accordo su nulla, purtroppo. Perché secondo me parlare in questi termini proibizionistici
della situazione degli omosessuali non ci porta da nessuna parte. Una cosa positiva però la voglio dire, che mi trovo più vicino alle posizioni di Zelger, che sono contrarie alle mie, che a tutte le posizioni che invece cercano di insabbiare il dialogo e non vogliono parlare di queste problematiche. Problematiche che coinvolgono una società che sta cambiando anche in modo significativo. Un passo indietro, questa serata nasce da un ordine del giorno che è stato presentato in Consiglio Comunale e approvato il 27 luglio del 1914, 2014, è perché lo reputo talmente retrogrado che mi viene naturale pensare al 1914. E l'ordine del giorno sostanzialmente parla del concetto di famiglia naturale e lo esplicita un po' come fosse un assioma e solo quel tipo di famiglia possa esistere. Quindi la famiglia costituita da un uomo e una donna uniti dal matrimonio per fare figli. E quindi esclude un po' tutte le altre forme di famiglia. Se non erro, anche il Papa stesso nell'ultimo periodo ha fatto delle grandiose aperture al riguardo al concetto di famiglia. Mi piace che si cominci a scaldare un po' l'assemblea, perché altrimenti... Allora, le coppie omosessuali, come qualcuno sostiene, a mio avviso non costituiscono un pericolo per la società. E qui voglio tranquillizzare voi tutti. Le scelte sessuali appartengono alla sfera della persona, quindi sono scelte personali. E devono essere rispettate e tutelate. Prima ho sentito parlare di alcuni articoli della Costituzione. Ebbene, anch'io ne riporto qualcuno che sostanzialmente tutela questo che sto dicendo. L'articolo 2 e l'articolo 3 della Costituzione, tutti gli articoli dal 13 al 28, inoltre parlano a tutela dei diritti civili, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48, che è stata approvata dalle Nazioni Unite, e l'articolo 21 del Trattato di Lisbona. Saluto il sindaco che è arrivato. Tra l'altro, molti paesi europei e anche non europei riconoscono il matrimonio omosessuale. I Paesi Bassi, il Belgio, la Spagna, la Norvegia, la Svezia, il Portogallo, l'Islanda, la Danimarca, la Francia, il Regno Unito, il Lussemburgo, il Canada, alcuni stati degli Stati Uniti, il Messico, l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, il Sudafrica e la Nuova Zelanda. E quindi qui mi sorge una domanda spontanea. E in Italia quando arriviamo a fare qualcosa che è adeguato ai tempi? Punto di domanda. Per concludere, così poi lascio la parola agli altri relatori, io non sono contro la famiglia naturale, ci mancherebbe altro. Anzi, la reputo estremamente importante. Ma sono comunque favorevole al matrimonio omosessuale. Se poi dopo vogliamo trovare un altro nome, chiamarlo unioni gay, qualsiasi altro nome va bene, ma l'importante è che il contenuto sia quello del matrimonio. Grazie. Bene, grazie. Scusate, visto che è arrivato il sindaco,
Vuoi interviene dopo, Sindaco? Vabbè, allora adesso passiamo la parola a un giurista che mi interessa in particolare, perché giustamente si evoca spesso, no, la legge, i precetti della Costituzione, eccetera. Mi permetto di dire da persona che ha studiato il diritto, naturalmente, è questo, voglio dire, secondo me anche i sistemi giuridici sono soggetti a entrare in consonanza con il cambiamento del tempo, no? del costume, diciamo, i cambiamenti della cultura, e infatti nulla c'è di immutabile, anche il diritto tende ad adeguarsi. Per quanto concerne il discorso delle unioni, mi viene in mente un episodio che forse a qualcuno, anche se lo ricorda, sulla necessità comunque di arrivare a una qualche forma di disciplina. Tutti ricorderete l'attrice Rossana Podestà, che ha avuto una lunga convivenza non consacrata da alcun matrimonio né civile né religioso con il grande alpinista Walter Bonatti. Mi ricordo benissimo la tristezza che espresse la Podestà quando, essendo lui entrato in diciamo nell'ultimo, era malato terminale, insomma, stava morendo, e le fu vietato dalle autorità ospedaliere di assisterlo sul letto di agonia, diciamo, perché non erano i due una coppia, diciamo, consacrata, diciamo, in un municipio piuttosto che in una chiesa. Mi sembra molto crudele, quindi, che questa cosa imponga, questo piccolo esempio, ma magari chiunque di noi ne ha degli altri, imponga una riflessione anche sul piano proprio strettamente giuridico, mi sembra giusto. Per cui do volentieri la parola a Giancarlo Cerrelli, giurista per l'appunto. Grazie e buonasera a tutti, sono felice di essere qui con voi. E la prima domanda che mi viene posta è proprio una domanda interessante, perché mi si chiede: il mondo cambia, anche il diritto dovrebbe seguire l'andamento della cultura dominante. C'è un problema: la natura dell'uomo non cambia. Questo è il punto. Vi è una visione illuministica della storia che dice che la storia va avanti, è un'evoluzione, che i tempi ormai sono questi e andremo sempre avanti, che la morale deve cambiare. Ma questa è una visione illuministica di una storia lineare della quale io non credo, alla quale teoria non possiamo aderire. Perché la storia la fanno gli uomini, la fanno le donne, e tutti noi dobbiamo e possiamo cambiare il nostro mondo, possiamo cambiare la storia e anche una legislazione che è contro l'uomo. E allora, cari amici, l'altra domanda che mi faceva il moderatore era appunto una questione prettamente giuridica, no? Vi sono persone omosessuali, ma anche persone conviventi, che non possono avere dei diritti. Non possono avere dei diritti, per esempio, andare a trovare, oppure prendere delle decisioni importanti riguardo la salute del proprio partner. Ebbene, questa è una leggenda metropolitana. Ma amici, scusate, io non voglio lanciare slogan, perché non si va avanti per slogan. Bisogna portare delle prove testuali che queste sono leggende metropolitane. Vi è una legge. La legge 1 aprile 1999, numero 91, articolo 3, disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi e di tessuti. Capite bene che questo tipo di operazione non è un'operazione da niente. Ebbene, cosa dice l'articolo 3
di questa legge. Prevede che all'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, i medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto, nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente more uxorio. Questo cosa ci dice? Che se questa legge, che disciplina la materia dei trapianti, che è così delicata, e dà la possibilità al convivente more uxorio di dire la sua, e allora io mi chiedo e sfido chiunque a dirmi quale ospedale non permette l'accesso al partner in una corsia. Quale ospedale? Non è possibile, basta citare questa legge. E poi c'è anche un altro espediente giuridico. C'è un istituto che si chiama amministrazione di sostegno. Questa amministrazione di sostegno è un istituto giuridico che consente a una persona che si sceglie di nominare di fare i propri interessi, anche di fare gli interessi, i propri interessi se si è in una corsia di ospedale e non si è capaci di svolgere le mansioni comuni. E allora, cari amici, io credo che su questo tema ci siano tante leggende, tante bugie, ed è necessario riportare la verità, perché lobby, forti lobby culturali e politiche vogliono creare un nuovo ordine mondiale, e questo dei diritti delle persone omosessuali non sono altro che pretesti per costruire una società con un ordine diverso e che non rispetti la natura umana. Bene, adesso naturalmente abbiamo visto che è arrivato anche Marco Pannella e ci fa molto piacere averlo qui. Poi lo pregheremo di dare un saluto tra un po'. Nel presentare Cappato gli voglio solo dire una cosa, vorrei porre così una sola questione ad adiuvandum, insomma, di aggiunta alla domanda iniziale, no? Mi pare che se è vero che con questo Papa, per esempio, questo è un principio che vale per chi regge la Chiesa, ma vale anche per chi regge la società, cioè la politica, che è meglio includere, no, che escludere, ecco, questo come principio, come idea, no? Adesso vorrei sentire con questa cosa Cappato. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, saluto in particolare, me lo permetterete, gli amici dell'associazione dell'Istituto Provolo, che con Maurizio Turco proprio qui a Verona hanno e continuano a condurre una importante battaglia per la verità. Rispetto al dibattito, ringrazio anche la lista Tosi, mi è arrivato un messaggio di un nostro indirizzario che ha chiesto la cancellazione dal nostro indirizzario perché riteneva offensivo che noi fossimo qui presenti a questo dibattito, e, a parte che nel nostro istinto radicale, più che posizione, ma proprio nel nostro istinto c'è da andare a parlare innanzitutto dove ci sono delle posizioni e delle iniziative in contrasto, perché altrimenti non serve a nulla. E poi devo anche dire che a parte il carcere di Verona e a parte i compagni radicali, è l'unico invito che negli ultimi 20 anni io mi ricordo a venire a parlare di questi temi, quindi ne arrivassero dal mondo
ufficialmente laico e progressista, saremo certamente altrettanto pronti a rispondere e a portare le nostre idee. Su questo tema intanto saluto la posizione di Zelger che ha proposto una svolta antiproibizionista molto significativa, perché ha detto, per fare un esempio di quello che bisogna rispettare sulle scelte individuali, se una persona a casa sua si ammazza di sigarette, di tabacco, lo Stato cosa deve centrare? È una importante posizione antiproibizionista che noi naturalmente applichiamo anche per droghe meno pericolose del tabacco, come la cannabis, o anche per droghe più pericolose. È un principio liberale e antiproibizionista di Zelger che va salutato. Certo, lui lo ha utilizzato in replica a un ragionamento che difficilmente sta in piedi, perché sostenere che le scelte individuali per gli omosessuali sono scelte individuali e le stesse scelte di amore, di vita, di scegliere un compagno di vita, di condivisione di passioni, di interessi, se invece sono di persone, coppie eterosessuali, allora hanno diritto di entrare nel foro pubblico. Ma non basta dirlo, bisognerebbe spiegarlo. Perché un foro è privato e l'altro foro è pubblico? Che ragione c'è? L'amore tra due persone omosessuali ha qualcosa di naturalmente diverso, visto che qui si invoca la natura umana, ha qualcosa di naturalmente diverso o comunque ha qualcosa di naturalmente inferiore o no? Questo è il punto. Se si pensa che l'affetto e l'amore omosessuale sia naturalmente inferiore, allora si può poi far discendere tutta una serie di conseguenze. Se si pensa che invece lì ci si ferma, nel rispetto e nella valutazione, ogni altra conseguenza è totalmente abusiva. Agli omosessuali non interessa, è stato detto, ma lasciatelo decidere agli omosessuali. Sì. I suicidi sono pochi? A parte che anche un suicidio è un suicidio di troppo, ma va bene, non è così che si misura, no? La gravità di un problema. I suicidi per condizioni che un omosessuale vive e percepisce come discriminatorie, è un suicidio di troppo anche quello. La natura. L'omosessualità è un fenomeno che esiste da sempre. Allora dobbiamo discutere di questo. Delle truffe. È stato portato anche questo argomento. Se noi riconosciamo matrimoni omosessuali, allora questo si presterà a delle truffe per quelli che vogliono la pensione, perché non esistono le truffe eterosessuali per il ricongiungimento familiare, per avere la pensione, non esistono le truffe. Contro le truffe si combattono le truffe, non le persone, alcune invece che delle altre. Ma in fondo e alla radice di tutto questo, la domanda è, anche se qualcuno di voi vuole percepire o presentare o vivere l'unione, l'amore eterosessuale come superiore, naturalmente superiore, idealmente, filosoficamente superiore, il punto è un altro. Lo Stato qui cosa c'entra? Oppure, la domanda facciamola in un altro modo, che cosa toglie alla coppia eterosessuale il fatto che si concedano diritti alla coppia omosessuale? Che cosa gli toglie? Qual è il problema? Allora, l'unica cosa che può, tra virgolette, togliere è se si pensa e si pretende che il compito dello Stato sia quello di rappresentare e di trasformare in legge
una morale, di farla diventare un'etica, imporla o scoraggiare chi si comporta in modo diverso. Questo è il punto e si chiama stato etico, che è un concetto alla radice proprio di coloro che volevano, ci si accusa di volere un'umanità nuova. Ecco, quelli che volevano le umanità nuove delle razze ariane o degli scontri di classe, ecco, quelli che volevano le umanità nuove lo facevano, chiedevano di usare lo Stato proprio in nome di una concezione da Stato etico. Noi, come radicali, come liberali, come crediamo nella libertà e responsabilità individuale. Certo c'è un progetto universale, globale, che è quello dei diritti umani fondamentali, delle carte dell'ONU, contro tutte le discriminazioni. Questo è il punto, non è il punto nella definizione di una superiorità, di una competizione, di una coppia rispetto all'altra, eccetera, ma è giusto che ci siano istituti giuridici che discriminano rispetto all'orientamento sessuale delle persone o non è giusto? Se si crede che non è giusto, quella discriminazione va superata e il superamento di quella discriminazione non toglierà tanto così dell'amore, tanto così della felicità, tanto così dei diritti delle coppie eterosessuali di tutto il mondo. È un progetto globale, certo, si chiama libertà. Diritti universali, libertà e responsabilità individuali. Prima di dare la parola al dottor Gandolfini, visto che il sindaco è passato, so che gli farà piacere dare un saluto, magari poi non sappiamo quanto si potrà trattenere. Poi chiederemo anche una riflessione, ovviamente, ma è meglio che intanto il dibattito vada ancora un po' avanti a pannella, naturalmente. La buonasera a tutti. Io intanto ringrazio Alberto Zelger e Giorgio Pasetto. Li ringrazio perché consiglieri comunali dello stesso raggruppamento, che è appunto quello della lista Tosi, hanno voluto dar vita ad un dibattito che, comunque la si voglia vedere, dimostra da parte di entrambi, a mio avviso, comunque un'apertura, cioè dire ascolta le posizioni dell'altro e ci si confronta, e questo è già un segnale di apertura. Ovvio che poi magari uno alla fine resta della sua idea, però è opportuno che ci si confronti perché poi c'è una platea nutrita ed importante che ascolta e magari si forma un'opinione sulla base di quello che viene detto. E ringrazio ovviamente tutti i relatori, do il benvenuto a Marco Pannella che è appunto arrivato all'auditorium e ringrazio Marzio Breda per essersi prestato a moderare un dibattito su un tema estremamente sentito e non facile. Sappiamo che il Consiglio Comunale più volte si è dibattuto su queste tematiche, l'indicazione che ci siamo dati come lista Tosi è quella di tipo laico, pragmatico, ovvero sia, siccome c'è un'amministrazione comunale che si occupa di amministrare una città, su quello c'è un programma di governo condiviso da tutta la squadra. All'interno della squadra ci sono sensibilità diverse rispetto ai temi etici, tant'è appunto la prova ne sia la posizione di Alberto e di Giorgio, ed è giusto che, siccome credo che su queste tematiche sia quanto mai sbagliato avere una posizione di partito, cioè che qualcuno ti dica cosa devi pensare, come devi votare. Queste sono questioni etiche, personali, morali, sulle quali secondo me ognuno deve decidere liberamente con la propria testa dopo essersi formato un'opinione. E quindi, io vi dico adesso qual è l'opinione di Flavio Tosi, che è ovviamente un'opinione assolutamente personale anche questa, io cerco di vedere la questione da un punto di vista dell'amministratore, quindi di chi vede se ci sono dei problemi o delle questioni e prova ad affrontarle. Cercando di affrontarle evitando gli estremismi, ovvero sia un estremismo è quello della chiusura totale, di dire non se ne parla nemmeno, non mettiamo in discussione il tema. L'altro è quello della provocazione di qualche collega, devo dire che sono evidentemente delle provocazioni,
che nel trascrivere le nozze di persone dello stesso sesso sanno di fare una cosa che non è ammessa dalla legge della Costituzione italiana, e quindi è una provocazione. E rispetto a queste due posizioni opposte comunque non si va da nessuna parte, se tu l'affronti da una parte o dall'altra non se ne verrà mai fuori e non porterai a casa nessun risultato. Il tema è quello delle coppie di fatto e della fine vita principalmente di questo dibattito, poi altre questioni correlate. Per quanto riguarda il fine vita, devo dire, essendo stato anche assessore regionale alla sanità, che al di là dell'esistenza di una normativa specifica su questo tema, dell'esistenza-assenza, in realtà attraverso le terapie antidolore, attraverso le cure palliative, oggi nel nostro sistema sanitario è garantita la possibilità di poter trapassare senza soffrire inutilmente. Questo è già previsto e lo si fa, quindi questo è un fatto, è una conquista, credo, sociale e culturale che si deve appunto al progresso dell'umanità. Per quanto riguarda invece il tema che è stato appena affrontato, che è un tema appunto santitissimo anche a livello nazionale, il punto è quello delle coppie di fatto, perché definire le coppie di fatto o diciamo traghettare il tema sulle coppie omosessuali si rischia anche lì di portare il dibattito a delle estremizzazioni. In realtà la larghissima parte delle coppie di fatto sono coppie eterosessuali di un uomo e una donna che convivono pur non essendo sposati. Questo è, diciamo, la quasi totalità delle coppie di fatto. Allora, fermo restando che la Costituzione tutela la famiglia tradizionale intesa come una donna e un uomo che vivono insieme, si sposano, mettono su famiglia e procreano. E la Costituzione prevede questo tipo di tutela, almeno, ripeto, questa è la mia analisi, non perché sia stata scritta da dei bigotti clericali che avevano un certo tipo di impostazione, è stata scritta dai democristiani e dai comunisti assieme. È stata scritta in quella forma perché una popolazione tende alla continuità e a garantire la continuità. E la continuità è garantita dall'uomo e dalla donna che procreano, e quindi per questo c'è la tutela della famiglia tradizionale. Non è un fatto religioso o di convinzione di alcun genere di questo tipo. Fermo restando questo, e quindi questo è il binario nel quale oggi ci si muove, cioè o si modifica la Costituzione o questo è il binario, quindi c'è il matrimonio riservato all'uomo e alla donna per i motivi di cui sopra. Però per chi governa, per chi ha responsabilità di governo, sarebbe ipocrita nascondersi il fatto che ci sono centinaia di migliaia di coppie di fatto. E allora bisogna ragionare, a mio avviso, su dei riconoscimenti che possono essere dati, che devono essere dati, nei termini di cui parlava prima Marzio Breda, che sono stati anche accennati nell'intervento successivo, ovvero sia il fatto che delle persone che convivono e che si vogliono bene devono potersi vedere riconosciuto il fatto di potersi assistere dal punto di vista sociosanitario, ci possono essere anche delle garanzie patrimoniali, e questo è un atteggiamento laico rispetto a un problema che c'è, perché la soluzione non è quella che di citare una legge che riguarda un unico caso, perché quella non è una legge di interesse generale o di carattere generale sulla sanità, è una legge che riguarda una fattispecie particolare, oppure quella di dire, siccome c'è la possibilità di nominare una persona che ti tutela, di fatto quello è il modo per aggirare l'ostacolo, perché appunto sarebbe il modo per aggirare l'ostacolo, ma non è il riconoscimento del fatto che ci sono due persone che vivono assieme, si vogliono bene e vogliono tutelarsi l'un l'altra in particolari situazioni di difficoltà. Pertanto quello che secondo me si può ragionevolmente prevedere in questi casi, ed è quello che noi come amministrazione comunale proveremo a fare insieme alla Regione, siccome la Regione per legge ha la facoltà di legiferare appunto sulla materia sociosanitaria, l'organizzazione sociosanitaria compete alla Regione, e quindi il discorso che è stato citato prima rientra, volendo, all'interno del modo di organizzare il sistema sociosanitario. E quindi, a mio avviso, un comune può, insieme alla Regione, vedere di far sì che quel riconoscimento, che rischia di essere applicabile in un unico caso, che è quello che è stato citato, oppure attraverso l'amministratore di sostegno, che comunque è un escamotage che è poco dignitoso rispetto a due persone che si vogliono bene e si vogliono assistere realmente, non nominandosi amministratore di sostegno l'un l'altro, io credo che sia ragionevole pensare di trovare la modalità corretta per far sì che ci sia questo riconoscimento,
che parta da un comune, che venga riconosciuto dalla regione, che ripeto ha facoltà legislativa in materia, in modo tale che persone che si vogliono bene da un punto di vista dell'assistenza sociosanitaria possano vedersi riconosciuto questo diritto. Questo penso sia una posizione laica, una posizione razionale, non è estremistica, non è integralista, è una posizione che tende ad andare in fronte ad un problema, sperando che il legislatore nazionale finalmente prenda in mano questa cosa, perché altrimenti si rischia che non venga mai presa in mano, e la potrà prendere in mano quando prevarrà una visione non ideologica di questa materia, cioè quando si affronterà il tema guardando quelli che sono i problemi, le soluzioni, la Costituzione vigente e quello che si può fare. Se invece per motivi politici, per motivi demagogici, per motivi di scontro politico che magari a qualcuno può convenire di più che provare a ragionare assieme, la si affronta estremisticamente da una parte e dall'altra, non se ne verrà mai fuori e soprattutto non si andrà incontro ai diritti delle persone che magari li chiedono in quanto copie di fatto, senza pretendere il riconoscimento di quelle che sono le garanzie che la Costituzione riserva alla famiglia tradizionale. Grazie e buona serata. Grazie Sindaco. Dunque, adesso do la parola a un medico, credo neurochirurgo, il dottor Gandolfini, e volevo girargli, siccome hanno cominciato, segnalo a chi è nel pubblico, se volete rivolgere ai relatori una qualche domanda, scrivetela in un qualche foglietto, ce la fate avere qua e poi noi scegliamo. Nel girare la parola appunto al professor Gandolfini, volevo già prendere atto telegraficamente di un paio di messaggi, di un paio di appunti che sono arrivati dalla sala. Sono due casi molto dolorosi, firmati tutti e due, Gianni Bisoli, credo, Giuseppe Consiglio, si riferiscono a una vicenda che tutti noi abbiamo imparato a conoscere attraverso inchieste televisive che poi sono approdate, credo, a livello giudiziario, insomma. E pongono entrambi la stessa questione, no? Sono casi di abusi. Nel primo dice: dai 9 ai 15 anni sono stato abusato da 22 preti e 5 fratelli laici dell'istituto, eccetera. E un altro dice la stessa cosa. Ma ci interessa adesso, al di là dell'inventario, però quello che non lo sa, stabilirà la magistratura cosa è successo, se è vero o se è falso. Però la questione, vabbè. Sono cittadini che si sono, che raccontano, vabbè, fine. No, non mi vergogno, sono due persone che hanno firmato. Va bene. Però di fatto, scusate, va bene. Al di là di questo viene posta una questione che però ha sempre un eterno rimbalzo. Diciamo nel dibattito su questi temi, cioè viene detto la mia è da considerare una malattia o una situazione provocata dagli eventi accaduti. Teniamo conto che questa questione, questa definizione continua a rimbalzare ogni tanto da un certo fronte. Insomma, mi interessa il parere di un medico. Allora anch'io mi associo ai ringraziamenti ai due consiglieri, anche al signor Sindaco che è qui, perché è chiaro che dare atto a un'iniziativa di questo genere è segno di un grande coraggio e speriamo di riportare la discussione entro i limiti della onestà intellettuale e anche da parte del nostro moderatore, senza scivoloni di stile che penso non siano utili ad affrontare un tema così delicato. Vorrei ritornare al tema che si stava trattando, anche poi dando una risposta a quanto mi domandava il moderatore. Mi sta a cuore innanzitutto fare una chiarificazione, perché molte volte anche questa sera si è sentito qualche
piccolo strascico, e ogni tanto si sente tirare fuori l'autorità del Sommo Pontefice, del Santo Padre, su argomenti di questa grande delicatezza. E si cita quasi sempre quella intervista che il Santo Padre ha riportato sull'aereo di rientro dalla Giornata Mondiale della Gioventù, la cui dizione completa è: se una persona è gay e cerca sinceramente Dio con buona volontà, chi sono io per giudicarlo? Questa è la definizione portata dal Papa. Se poi qualcuno avesse probabilmente qualche dubbio, pensando che c'è un retropensiero del Santo Padre che però non ha avuto, il coraggio di esprimere, penso che dobbiamo essere tutti molto onesti e chiari, perché un'autorità come quella del Papa, tirata per la giacchetta o verso destra o verso sinistra, è un'azione, dal punto di vista proprio strettamente laico, veramente incivile e inaccettabile. Che cosa dice? Come diceva prima Marco Cappato, che saluto, l'Argentina è uno degli stati al mondo che ha legiferato a favore delle unioni gay. Allora, che cosa ne pensa il Papa delle unioni gay? L'ha espresso chiaramente quando è stata votata da parte del Parlamento argentino, nonostante una sua forte opposizione, è stata votata la legalizzazione delle unioni gay. Si tratta, leggo testualmente, lo potete trovare dovunque, ormai in internet si trova tutto, si tratta del disegno di legge che permetterà il matrimonio a persone dello stesso sesso. È in gioco qui l'identità e la sopravvivenza della famiglia, padre, madre e figli. È in gioco la vita di molti bambini che saranno discriminati in anticipo e privati della loro maturazione umana, che Dio ha voluto avvenga con un padre e con una madre. È in gioco il rifiuto totale della legge di Dio che è incisa nei nostri cuori. Non siamo ingenui. Questa non è semplicemente una lotta politica, ma è un tentativo distruttivo del disegno stesso di Dio. Dobbiamo guardarci dall'incantesimo di tanti sofismi con i quali si cerca a tutti i costi di giustificare questa legge e che confondono e ingannano perfino persone di buona volontà. Questo è il pensiero completo del Santo Padre su questo tema, perché non venga tirato da una parte o dall'altra. Un'autorità morale, permettetemi di dire, forse l'unica autorità morale riconosciuta, naturalmente con sfumature diverse, ma riconosciuta al mondo, è questa, e allora se la si cita va citata onestamente per quello che effettivamente dice. Ritorniamo al tema di cui stavamo parlando poco fa. Il nucleo del tema è l'articolo 29 della Costituzione. La Costituzione definisce la famiglia una società naturale fondata sul matrimonio, dove per società naturale si fa riferimento esattamente alle leggi che nessuno di noi ha stabilito, che nessuno di noi ha fatto e ha composto, che costituiscono la naturalità della generazione umana. Il limite più importante al fatto di riconoscimento di pari valore, quindi pari diritti e pari doveri, fra una unione eterosessuale, timbrata o no dal matrimonio, e un civile o religioso, e una unione omosessuale, non sta tanto nei temi dell'affetto, dell'amore, addirittura della stabilità, dello scambio reciproco di aiuti, di solidarietà e di che non sono tema questo da trattare. Il tema da trattare, questo almeno ha sempre detto il nostro ordinamento giuridico, e questo hanno inteso i padri costituenti, anche qui trovate in internet tutta un'enorme bibliografia che ci dice come è stato composto quell'articolo, è che l'elemento fondamentale è quello che in termine tecnico, che poi cercherò di tradurre in termini più semplici, si chiama l'ordo succedentium generationum. Il problema della naturalità è per la quale la famiglia gode di una forma chiamata di favor iuris, cioè la legge fa un favore particolare, guarda con uno sguardo particolare la famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio, articolo 29 della Costituzione, è che questa garantisce l'ordo succedentium generationum.
Se vogliamo stravolgere questo principio, cosa possibile, ci diceva poco fa il nostro moderatore, no? Cambiano i costumi, possono anche cambiare le leggi. Nella fattispecie, l'ha già detto per la verità il sindaco, nella fattispecie bisogna rivedere totalmente l'impianto della Costituzione, che pone invece a base della naturalità la possibilità della procreazione e in termini tecnici, in termini laici, chiamiamo quella che viene chiamato il mantenimento della specie. Questo è l'elemento fondamentale, non è l'amore, non è la stabilità, non sono tante altre cose. Tant'è che il nodo sul quale discutere non è quello delle unioni di fatto o delle unioni di fatto eterosessuali. Permettetemi una piccola parentesi, ma un'unione di fatto eterosessuale che desidera di essere tutelata da tutto l'ordinamento giuridico ha il suo strumento per essere tutelato, che è quello di adire ad un matrimonio civile. Se fa la scelta di non adire ad un matrimonio civile è per una libera scelta personale, motivata dalle cose più diverse, per la quale decide di non entrare in questo ambito. Allora l'elemento fondamentale non è quello. Oltretutto, penso che quasi tutti sappiate, sicuramente Marco Pannella me ne darà atto, e tempo fa venne composto da Bruno De Filippi, Gianmaria Felicetti, Gabriella Friso e Filomena Gallo un testo intitolato «Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere», Marco lo conoscerà sicuramente, ovviamente. Ecco, in questo viene fatto un elenco che per motivi di tempo non leggo, ma che se a qualcuno interessa posso anche leggere, viene fatto tutto l'elenco, l'ho tratto da questo libro, quindi è un libro sicuramente non di parte mia, per intenderci, quali sono tutti i diritti civili ai quali una coppia può adire. Il problema fondamentale è la scelta che il legislatore sta facendo, ponendo il matrimonio eterosessuale non su un piano superiore rispetto all'altro, perché qui non si tratta di fare categorie, è che ha delle caratteristiche intrinseche del tutto particolari e specifiche per le quali deve essere così tutelato. Altre forme di convivenza civile possono essere regolamentate da piccole modifiche di alcuni articoli del codice civile, possono costituire delle unioni di fatto regolamentate, ma senza che a questo si leghi la totalità, diciamo così, delle caratteristiche che sono proprie del matrimonio eterosessuale. E in questo senso penso che tutti qui avete capito che l'elemento fondamentale non riguarda tanto le due persone, quanto quello che alle due persone è legato, in altre parole i figli. Il tema fondamentale è esattamente questo. È possibile, nel momento in cui dovesse essere riconosciuto ad una coppia omosessuale lo stesso valore del matrimonio eterosessuale, chiaramente allora c'è il problema dell'adozione dei bambini. C'è il problema. Sì, e mi fermo. A questa è la seconda domanda, mi fermo, allora il moderatore mi dirà. Un'ultima affermazione che credo sia molto importante, dato che non posso evadere la domanda che il relatore mi ha fatto, e da questo punto di vista parlo da tecnico. L'omosessualità è una malattia? No. L'omosessualità non è una malattia. Per motivi di rapidità vi dico che c'è stata un'evoluzione all'interno del pensiero psichiatrico, di una parte del pensiero psichiatrico che riguarda l'American Society of Psychiatry, nel quale dal DSM-3 al DSM-4, oggi al DSM-5, l'omosessualità, partita da disturbo sociopatico di personalità, è stata poi, diciamo, progressivamente derubricata, e ad oggi, non 1978, quando si è cominciato a prendere in mano l'argomento, ad oggi nel DSM-5 si parla della omosessualità egosintonica ed egodistonica, dicendo che ci sono delle persone che vivono in condizioni di sofferenza personale la propria condizione di omosessualità e che come tali devono essere soccorse. Possono essere soccorse almeno con due alternative, se siamo in uno Stato veramente civile e democratico, con delle terapie che vengono chiamate affermative e devono essere anche soccorse però con altre terapie che possono essere chiamate riparative. Non va demonizzata la prima e non va neanche demonizzata la seconda, altrimenti è il pensiero unico. Bene. Adesso che abbiamo tutti fatto il nostro giro, facciamo una seconda domanda su questi stessi temi
pregando tutti di avere un ritmo più asciutto, perché le questioni sono parecchie. La seconda domanda connessa al tema già posto è la questione delle adozioni delle coppie gay, diciamo così. Si sa, vi ho citato prima, che il governo sta lavorando a un progetto di legge che assomiglia, diciamo, mutua il modello cosiddetto tedesco di civil partnership. Si sa che i vescovi, tanto per riferirci al mondo cattolico, hanno chiesto cautela su questa questione, proprio per il capitolo che riguarda. Fino a questo momento il punto di mediazione del governo Renzi è che l'adozione del bambino sarà possibile soltanto se uno dei due genitori è quello biologico. E in sostanza poi un partner potrà adottare il figlio naturale dell'altro, ma non è previsto nessun affidamento per i bambini esterni alla coppia, questo si prevede. E per il resto dovrebbero valere gli stessi diritti che citavamo prima, che sono quelli del matrimonio tradizionale, cioè reversibilità della pensione. Quando prima viene citato, basterebbe anche le coppie di fatto che sapessero destreggiarsi nel codice, ma manca una sistematicità, una norma sistematica che inquadri queste cose. Sono reversibilità della pensione, diritto alla successione, assistenza negli ospedali e nelle carceri, partecipazione ai bandi per popolari, sussidi fiscali, eccetera, eccetera. Questo. L'unico punto sulla questione dell'adozione è quasi a compensare, diciamo, questa possibilità. Il governo pensa, proprio a titolo di compensazione, di premiare, diciamo così, economicamente, con una specie, una cosa che si chiama apposta quoziente familiare, le famiglie tradizionali numerose. Ecco, adesso affrontiamo un po' questa questione dell'adozione dei figli, perché l'abbiamo visto anche, questa è una cosa che ormai è entrata nella realtà praticata di tutti i giorni, quindi è un tema che va affrontato. Darei la parola a Zelger, 4 minuti. Sì, molto breve, anche perché su questo c'è il professor Gandolfini che ha scritto proprio un libro che è disponibile anche fuori nella Volchi per chi volesse acquistarlo, un librettino di facile lettura e breve. Io vorrei dire solo una cosa, che è il mio parere personale, dopo aver letto anch'io e essermi informato di tante cose. Quando si parla di adozione, un bambino che ha una mamma e un papà e viene adottato da una coppia eterosessuale, allora c'è il modello maschile e il modello femminile, che sono molto diversi, e questo è spiegato da tantissimi psicologi, e lo dirà anche il professor Gandolfini meglio di me. Il modello maschile, anche dal punto di vista neurologico, cioè la mentalità di un maschio, è diversissima. Pensiate, quando una donna che riesce a parlare ancora, è proprio diversa. Una cosa che vorrei dire invece molto più concreta, perché sulla parte scientifica non sono la persona più preparata, è che l'esempio, per esempio, di Elton John, che convive con un altro uomo, è sposato con un altro uomo in Inghilterra, lui ha ottenuto 2 figli con l'utero in affitto, tramite pagando 20-30 mila dollari a una mamma, a una donna del Canada e un'altra del Bangladesh, non so di dove. Allora, appena è nato il bambino della mamma del Canada, gliel'hanno strappato dalla pancia e gliel'hanno dato in mano a Elton John. Ecco, questo già è una cosa disumana, è quasi schiavistica, sfruttamento di donne che hanno bisogno di soldi. Secondo fatto, e concludo perché non voglio portare via tempo, questo bambino, l'ha dichiarato Elton John in un'intervista, ha continuato a piangere per un anno intero, al punto che Elton John ha mandato un aeroplano a prendere il latte in Canada avanti e indietro per cercare di farlo smettere.
Ecco, queste sono le prospettive di un bambino che ha magari un papà che è un altro papà e non ha la mamma che invece ha un altro stile. Ma ci sono degli studi scientifici su questo che magari... Grazie. Fasetto. Riportiamo un po' la palla al centro. Allora, prima così di riferire qual è la mia idea, la mia opinione sulle adozioni, tre cenni. Il primo riguarda il fatto che la natura dell'uomo sia sempre la stessa, vuol dire accantonare completamente l'evoluzione darwiniana, lo studio di Darwin e dimenticare che la vita è in continua evoluzione, fortunatamente. Non è ferma, ma continua a cambiare. Ci sono le mutazioni, cambiano le abitudini, in parte per le mutazioni, in parte per i comportamenti. L'altra cosa, mi sta bene assecondare che la famiglia naturale sia per voi la famiglia di serie A e le altre tutte famiglie di serie B, ok? Ma perché impedire alle famiglie di serie B a fare il loro campionato di serie B? Perché volere impedire? Questo è il problema. Terza cosa, come ho sentito prima, ma se allora le coppie di fatto hanno già tutti i diritti, ma dove sta il problema? Qua, pane pane, vino al vino. Per quanto riguarda le adozioni, cito solo uno studio fatto nel 2012, che è il più grande studio di Melbourne, su 315 genitori, ha rivelato che non c'è nessuna controindicazione, ok, parlo da farmacista, all'adozione da parte di genitori omosessuali. Bene, allora adesso Cerelli, naturalmente, dottor Cerelli. Ecco, io prima di parlare, ho 5 minuti? Sì. Allora, in questi 8? No, perché qui sono, c'è una disparità, no? No, 5. Allora, nei primi 2 minuti vorrei rispondere a Cappato, che saluto, sul tema dell'affetto, dell'amore. Ne ha risposto già il professor Gandolfini. Ecco, quando si dice perché il nostro ordinamento non deve riconoscere l'affetto, l'amore di due persone dello stesso sesso? Ebbene, la risposta dal punto di vista giuridico è semplice. Perché per il nostro ordinamento giuridico l'affetto non è rilevante. Voi, come quando avrete assistito a qualche matrimonio o vi sarete sposati, avete visto quali articoli del codice civile vi sono stati letti, il 143, il 144 e il 147. In nessuno di questi articoli si parla di amore o di affetto. All'ordinamento giuridico non interessa se due persone si amano o se non si amano. All'ordinamento giuridico interessa soltanto che queste due persone abbiano la volontà di sposarsi. Dunque, l'affetto è, diciamo, irrilevante dal punto di vista giuridico. E anche nei confronti dei figli, ecco, l'articolo 147 parla dei doveri nei confronti dei figli, ma non parla neppure in questo articolo dell'amore dei genitori nei confronti dei figli.
Quindi capite bene che l'affetto non può essere annoverato come motivo per il riconoscimento giuridico. Perché? Per quale motivo allora voi dite, ma perché non lo riconosce l'ordinamento giuridico l'affetto? Perché l'affetto non è dimostrabile, non è provabile, non è misurabile. E allora un giudice ha bisogno di prove, ha bisogno di fatti concreti, non di sentimenti che vanno e vengono. Io posso dire di amare una persona, ma di avere altre 10 persone alle quali dico lo stesso di amare. E allora capite bene che non essendo misurabile, non essendo provabile, l'amore non è possibile riconoscerlo. E allora non ha nessuna rilevanza giuridica e non può essere questo il fondamento del riconoscimento di unioni omosessuali. E allora l'altro motivo per cui, che ritengo importante, perché il matrimonio invece viene riconosciuto dallo Stato, la famiglia, perché riconosce l'articolo 29 la famiglia fondata sul matrimonio e la riconosce come società naturale? Per un motivo semplice, perché la famiglia tra un uomo e una donna dà ordine alle generazioni, crea dei ruoli, padre, madre, fratello, sorella, figlio, cosa che non potrebbe fare una famiglia, un'unione tra due persone dello stesso sesso. Perché? Perché un'unione tra persone dello stesso sesso è strutturalmente sterile. Ed essendo strutturalmente sterile, qualcuno potrebbe eccepire, ma allora anche una coppia che non è sterile, di eterosessuali, si trova nella stessa situazione? Ebbene no, perché una coppia di eterosessuali è potenzialmente feconda. Mentre una coppia, se mettiamo in una stanza e li chiudiamo in una stanza per 10 anni, due persone omosessuali e due persone eterosessuali, in un'altra naturalmente, e vedremo che in quella, se li troviamo ancora vivi dopo 10 anni, rimarranno due. Quelli omosessuali, mentre potrebbero essere più di uno le persone della coppia eterosessuale. E allora, cari amici, arrivo alla domanda, l'adozione. L'adozione è un problema importante in questo momento, è un problema importante. Per quale motivo l'adozione si sta cercando surrettiziamente di farla rientrare nel nostro ordinamento giuridico? Qual è il fine dell'adozione? Dare dei genitori a un bambino. E noi dobbiamo, si deve valutare ogni qualvolta viene dato a un bambino, vengono dati dei genitori, bisogna verificare il vero bene del bambino. Naturalmente un bambino da chi nasce? Può nascere da persone dello stesso sesso? Mi sembra ovvio, no. Nasce da persone di sesso diverso. E allora la natura ci guida. Ci guida a orientare anche una scelta feconda e utile per il bambino, dando in adozione questo a una coppia di sesso diverso. E allora qualcuno potrebbe dire, ma per quale motivo non diamo, può capitare, no? A volte che un bambino cresca con persone dello stesso sesso, perché uno dei due coniugi premuore. Ebbene, quello è un incidente di percorso, ma non possiamo creare incidenti di percorso, noi dobbiamo dare tutte le possibilità a un bambino di crescere in modo adeguato. E allora qual è? Sapete che 2 giorni fa è stata approvata una legge? In Commissione Giustizia è stato discusso un progetto di legge che adesso comincerà al Senato la discussione, che vuole modificare l'affidamento dei figli. L'affidamento dei figli si vuole dare questa possibilità a chi ha un affidamento prolungato di più di 2 anni, di far diventare questo affidamento, se lo richiedono questi genitori affidatari, farlo diventare adozione. Voi conoscete sicuramente il caso del Tribunale di Bologna, che ha dato
in affidamento un bambino a una coppia di omosessuali, di maschi omosessuali. Ebbene, questa potrebbe essere la strada surrettizia per far rientrare l'adozione per le coppie omosessuali nel nostro ordinamento giuridico. Quindi stiamo bene attenti a questa legge, che questo progetto di legge che prossimamente sarà messo in discussione al Senato, che con la scusa giusta, no, di concedere alle persone che hanno in affidamento un bambino, no, che sapete l'affidamento è temporaneo, ecco, questo affidamento potrebbe diventare adozione, ma bisogna stare accorti, perché anche un single può ricevere l'onere o il diritto di affidare. E allora se un single affida e poi si unisce con una persona dello stesso sesso, come la mettiamo una volta che viene adottato? E allora capite bene che quello che è importante per un bambino è avere un padre e una madre. L'adozione, l'istituto dell'adozione è stato creato per venire incontro al bene del bambino. Oggi si sta creando, si sta cercando anche per questo mezzo di distruggere la famiglia, di distruggere la famiglia e anche i rapporti che derivano da essa. E allora, ecco, non dobbiamo smettere di vigilare su leggi e su provvedimenti che vogliono cambiare struttura e natura alla famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Grazie. Scusa, dire che ci sono delle signorine che stanno raccogliendo i foglietti, se li fate avere qua così li valutiamo e scegliamo qualcosa. Anche di accorparli quelli per te, ma insomma. Quelli che sono simili. Quelli che sono insomma. Grazie. Grazie. Ma non ho risposto prima sulla questione del Papa e non sarò certo io a pretendere di rappresentare, come radicali non abbiamo mai negato la importanza della parola pubblica, anche quando questa parola magari è diversa dalla nostra, da parte anche di chi rappresenta la Chiesa. Altra cosa invece è trasformare quella parola in potere politico, in leggi, magari in soldi, in finanziamenti, quello per noi è diverso. E credo che oltre al merito, è stato letto nel merito qualcosa di molto preciso che ovviamente credo sia giusto che fosse letto, credo che il Papa Francesco abbia dato un'indicazione di metodo importante che leggo in una frase sola. Una pastorale missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine da imporre con insistenza. Quindi si dialoga della vita, si dialoga del sesso, si dialoga della famiglia, ma non con l'ossessione che invece il Vaticano organizzazione di conferenze episcopali, di Octo per Mille, eccetera, ha così duramente in questi 15 anni, addirittura andando a violare la legge durante il referendum sulla legge 40, legge che impediva di fare campagna astensionista utilizzando i pulpiti delle chiese, e invece quello fu fatto e la legge lo impedisce espressamente. Ecco, secondo me questa è un'indicazione importante, al di là del merito ovviamente. E una cosa volevo dire anche al sindaco Tosi, perché ha fatto un importante, diciamo, intervento anche qui di metodo e di dialogo. Mi permetto di non ritenermi la rappresentazione di una parte estrema, nonostante la radicalità, credo precisa, delle cose che diciamo e sosteniamo, perché non è la stessa cosa dire
la pensiamo così e la legge deve imporre così, oppure dire non importa come la pensiamo, posso pensarla in un modo, posso anche essere favorevole alla famiglia tradizionale, tradizionalissima, al proibizionismo, alla proibizione di tutto per la mia vita, essere contro l'eutanasia, essere contro l'aborto, essere contro le... ma riconoscere, come hanno fatto, e Marco lo ricorda spesso, le donne, le nonne cristiane, cattoliche, con i referendum, pensandole in un modo, riconoscere anche il valore del diritto e della libertà altrui di comportarsi in modo diverso. Quindi qui non ci sono due posizioni, come dire, estreme all'interno delle quali bisogna cercare una mediazione. C'è la posizione di chi ritiene che la propria posizione si debba trasferire nella legge e che se ha un'idea di famiglia deve essere trasferita nella legge, se ha un'idea di mentalità del maschio deve essere tradotta nella legge, se ha un'idea appunto del mondo la legge deve vincolare. E c'è chi invece pensa che a prescindere dall'idea che ciascuno di voi ha sull'aborto, sulla famiglia, sulla sessualità, eccetera, è giusto che ciascuno si assuma la piena libertà e responsabilità delle proprie scelte. Non sono due estremi. E allora, tanto poco sono due estremi che, io spero lo vorrà dire, Marco Pannella spesso sgrida, bonariamente, neanche troppo, i radicali sulla questione matrimonio omosessuale, come se dovesse essere quella la frontiera, la battaglia della creazione, della libertà. No, ci possono anche essere forme di unione che creativamente nuove per il nuovo modo delle persone di stare insieme. Marco fa spesso l'esempio addirittura dei conventi, delle comunità di persone. Ci sono tanti modi di stare insieme. La questione matrimonio si pone come una questione di discriminazione rispetto a poter accedere a un istituto giuridico, no, non come vessillo da brandire per uno scontro di un modo di vedere il mondo contro un altro. Ma le argomentazioni che qui vengono poste sono argomentazioni purtroppo o appunto la mentalità del maschio, ci arriviamo, o tautologiche, perché è stato detto, è stato autorevolmente detto da Zelger che, ragazzi, io l'ho sentito, è stato detto, nel crescere un bambino il bambino ha bisogno di confrontarsi con due diverse mentalità e c'è la mentalità del maschio. Allora, ma scusate, io l'ho sentito, va bene, non importa. A parte il fatto che quando la mentalità del maschio è molto maschia, è molto macista, prego, prego, non c'è problema, non c'è, stiamo dibattendo appassionatamente, ma non c'è problema. A volte il maschio proprio quello che esercita, ecco, molto spesso, qualsiasi psicologo o psichiatra lo potrà dire, molto spesso lì c'è un po' di omosessualità latente e non confessata, perché i ruoli si mischiano, ci sono persone, no, guardi, è inutile che la mette sul personale, ci sono persone che dopo aver fatto una famiglia, dei figli, eccetera, diventano omosessuali e ci sono, ed è difficile andare a spiegare a quelle persone e guardare in faccia a quelle persone i loro figli e il loro amore, e poi ci arriviamo, dicendogli che non hanno la mentalità o ce l'hanno o non ce l'hanno, ma chi siamo noi per dire? Allora, qui nessuno pretende di attribuire allo Stato il potere sull'amore, di definire l'amore. L'ordinamento non riconosce l'amore, ma ci mancherebbe altro. L'ordinamento deve tutelare e riconoscere la stabilità di interessi che si mettono in comune. Rimane la domanda di fondo: ma perché gli interessi che due persone omosessuali mostrano e dimostrano nella pratica della loro quotidianità, tanto quanto le persone eterosessuali, di volere mettere in comune, perché volere negare
dei riconoscimenti, gli stessi riconoscimenti, cioè perché volere discriminare rispetto agli impegni che due persone si sono prese, perché discriminare in base alla loro sessualità. È molto semplice, e anche il discorso dello strutturalmente sterile, scusatemi, ma come queste definizioni sono delle definizioni che soltanto entrando in una logica da casuistica, si potrebbe dire, o da Zecca Garbugli, dice voi mi potrete obiettare che anche due persone sterili non possono avere figli, ma quelli non sono strutturalmente sterili. Ma che cosa vuol dire? Perché scusate, una donna alla quale è stata asportati gli organi riproduttivi a causa di un tumore non è strutturalmente sterile. Un uomo in condizioni di sterilità non è strutturalmente sterile. Allora il problema è che l'amore dentro a una famiglia conta, e lo Stato deve stare il più fuori possibile. Il più fuori possibile significa che quando delle persone, in particolare quando due persone decidono di intraprendere un progetto di vita comune, si cerca di facilitare il loro compito il più possibile, sia che siano omosessuali sia che siano eterosessuali. Questo è uno Stato che non discrimina, uno Stato laico. La sintetica per chiudere questo giro, poi chiamerei a una riflessione pannella. Vabbè. Allora, vorrei cercare anche di cogliere lo stimolo che proviene da Marco Cappato, di quello di cercare di fare un dialogo piuttosto che una contrapposizione. E allora penso che un elemento che può, diciamo, uno strumento che può aiutarci tutti quanti è lo strumento della ragione, indipendentemente dal fatto che ognuno di noi ha un suo una sua tendenza, un suo modo di pensare, di credere in ambito ad esempio di confessione religiosa e di quant'altro, ma su temi che riguardano la costruzione della società civile, quindi la ricerca o quantomeno lo sforzo di ricercare il meglio e il bene comune, dovremmo utilizzare la ragione, per cui cerchiamo di riportarla dentro al dialogo. Per quanto riguarda il tema dell'adozione, è chiaro che è un tema sensibilissimo, perché in gioco ci sono niente meno che dei bambini, e dei bambini che hanno già delle condizioni, diciamo, di vulnerabilità, perché si trovano in condizioni certamente di disagio, in quanto sono bambini che non appartengono, che non hanno nessuno che li possa materialmente crescere ed accudire. E allora mi sono portato anche un articolo, sempre non di parte, che è del Corriere della Sera e che quindi il nostro moderatore certamente conosce, nel quale vengono presi in esame alcuni elementi che darò soltanto come stimolo, appellandomi per favore alla ragione. Allora, il primo elemento è il problema dell'adozione. L'adozione nasce come istituto giuridico che deve venire a tamponare una falla giuridica e sociale, civile, per cui un bambino non ha una famiglia. Quindi fa riferimento a una carta del 1983, chiamata Carta di New York, nel quale si definisce che c'è il diritto del bambino ad avere una famiglia e non c'è il diritto dei genitori ad avere un figlio. Questo è per chiarire le cose. Detto questo, il problema dell'adozione deve anche essere letto con numeri, con statistiche. Ad esempio, un'altra dei tanti luoghi comuni, non è certamente l'unico, ma uno dei tanti luoghi comuni che costantemente si sentono sui mass media è che ci sono circa 100.000 bambini che vivono in coppie omosessuali in Italia. Se voi andate a prendere i dati dell'Istat, Ministero degli Interni, le coppie che sono registrate, sono omosessuali registrate, sono 7.513, e per ringraziare l'Istat di questo lavoro che l'Istat stesso ha fatto, le associazioni LGBTQ hanno scritto all'ANSA in data 6 giugno 2014 ringraziando per il lavoro e auspicando che questo lavoro possa andare avanti.
Ora, se i bambini che vivono in coppie omosessuali fossero quei 100.000, diviso 7.513, vuol dire 13,3 bambini per coppia. Capite che è una grande montatura, è una montatura mediatica e come tale deve essere criticata, deve essere criticata. Un altro dato molto importante: quando si tira fuori il termine discriminazione, penso che tutti abbiate a casa un vocabolario della lingua italiana. Se andate a leggere discriminazione, vedrete che la discriminazione è una fattispecie per la quale si trattano in maniera diversa cose che sono uguali o situazioni che sono uguali. Noi non stiamo parlando di situazioni che sono uguali, perché la situazione eterosessuale non è una situazione strutturalmente uguale rispetto alla condizione di tipo omosessuale. Questo non vuol dire che la prima è meglio la seconda, o che la seconda è meglio della prima, vuol dire semplicemente che si tratta di due condizioni, di due fattispecie che sono uguali. E al consigliere che ha parlato prima, citando l'evoluzione, attenzione, perché sono proprio i padri dell'evoluzione ad aver capito che c'è qualcosa di ancora molto oscuro, perché certamente l'evoluzione non ha toccato la identità sessuata, che non è l'identità sessuale, che è un'altra cosa. L'identità sessuata è che per ciascuno di voi che siete qui, basta prendere una cellulina del vostro cuoio capelluto e senza sapere da chi viene, io posso sapere se appartiene a un maschio o a una femmina. L'evoluzione non ha modificato il rapporto XX o XY, per cui l'identità sessuata è iscritta nella natura, non è frutto di nessuna ideologia. Se poi vogliamo, perché se si citano... Non ne faccio un torto al, non ne faccio un torto, per carità, non è mio uso a saltare o essere aggressivo nei confronti delle persone, perché credo, anche con la mia testimonianza di vita, di aver sempre rispettato tutte le persone indipendentemente dal loro credo. E questo in base almeno a due cose. Come credente cattolico non c'è una riga nella Sacra Scrittura in cui veniamo invitati a trattare male, a vilipendere, a condannare qualcuno. E come cittadino esiste l'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti vanno rispettati anche in base alle loro condizioni sociali e personali. Così la smettiamo con questa cosa della discriminazione, eccetera, eccetera. E rimettiamo i piedi per terra. Non ne faccio un torto al... È come se io venissi... io faccio il neurochirurgo, venissi interrogato su temi di cardiologia che non conosco. Però quando si cita Darwin o si cita Lamarck, bisogna avere chiaro che loro stessi non hanno potuto dare una risposta a quello che è evoluto a un certo momento della nostra storia, quando dopo il famoso giurassico, no, in cui muoiono tutti i dinosauri, la prima forma di vita che appare dopo i dinosauri, ricordo per chi non lo sapesse che i dinosauri sono rettili, la prima forma di vita che appare sono i mammiferi, cioè una forma di vita spaventosamente complessa e totalmente diversa dalla precedente. Tant'è che lo stesso Darwin dice: dobbiamo ammettere che c'è, le parole sono sue, un salto di specie che noi non siamo in grado di giustificare e di comprendere fino in fondo. Ritorno all'adozione. E permettetemi di dire qualcosa anche di un po' importante. Tante volte, soprattutto alla televisione, dove si va per slogan, e questo mi fa molto male, perché sono assolutamente convinto che l'uso onesto della ragione ci aiuterà a trovare delle strade che non mortifichino nessuno. Però è l'uso onesto della ragione, non queste tifoserie Roma-Lazio, Juventus-Milan, che non servono a niente. Allora, lo strumento della ragione oggi ci dice: vogliamo affrontarlo il tema delle adozioni? Benissimo, allora affrontiamolo. Quando si sente dire che aprire le adozioni alle coppie gay, alle coppie omosessuali, risolverà il problema degli orfanotrofi italiani? Ma amici, l'Istat dice che in Italia in questo momento coppie eterosessuali disponibili ad adottare sono 31.343. E sul mercato non esiste un bambino in condizioni, diciamo, di salute buona italiano che possa essere adottato. Il numero delle coppie che desidererebbero adottare è spaventosamente superiore rispetto
se vogliamo metterlo in termini commerciali. Il numero della domanda è spaventosamente superiore rispetto al numero dell'offerta, per cui non è vero che l'apertura alle coppie gay risolverebbe questo problema. Qualcuno dice, però ci sono degli orfanotrofi pieni. Benissimo, allora anche lì dovremmo andare a leggerli i dati. In questi orfanotrofi dove ci sono dei bambini abbandonati, per i quali peraltro non è stato dichiarato lo stato di adottabilità, la stragrande maggioranza, poi volete vi posso dare i numeri, ma la stragrande maggioranza di questi bambini sono bambini grandi, e guardate che adottare un bambino grande, ve lo dico per esperienza personale, perché io, così facciamo il mio coming out, io ho adottato 7 figli, e questi 7 figli sono 3 sudamericani e 4 italiani, per cui al di là delle chiacchiere di adozione penso di intendermene sul campo. Di adottare e allevare, accudire un bambino, io ho bambini che provengono dal Brasile, un bambino grande che è cresciuto 8-10 anni dentro la favelas. Amici, non è fare così, sapete. Significa un percorso di lacrime e di sangue notevolissimo. Ed è per questo che non vengono adottati, è per questo che esistono le case famiglia, è per questo che esistono gli orfanotrofi. E la seconda categoria di bambini che non viene adottati sono i bambini malformati, che non vuole nessuno. Io ne ho adottati 2, sono dolori. Bene? Ecco, rimettiamo il tema dentro i suoi argini, al di là di ogni ideologia. E concludo, questa faccenda del diritto al figlio, Marco, ma chi se l'è inventata questa faccenda del diritto? Siccome se ne sente, non l'hai detto tu, ma se ne sente parlare, ma dove esiste? Voi sapete come funziona oggi, e anzi speriamo che il Parlamento legiferi in questo senso, anche ascoltando tante voci della società civile che dicono rendiamo più breve l'itinerario di adozione perché è un itinerario lungo, un itinerario in sofferenza, è un itinerario costoso, eccetera, eccetera. Allora, il percorso di una coppia che adotta è un percorso che dura anni, nella quale vieni sottoposto a una serie di colloqui, assistenti sociali, i carabinieri vengono in casa a fotografare la casa per vedere se la casa è idonea per accettare un bambino, c'è il giudice onorario, c'è il giudice togato della sentenza, cioè c'è un percorso lunghissimo che per motivi di tempo accorcio, e all'interno di questo percorso ci sono una serie di colloqui cosiddetti che sono di veri e propri esami, dove anche persone che magari un certo livello culturale ce l'hanno si trovano in grossa difficoltà. Sapete, amici, qual è, come dire, la chiave, che poi è un po' un tranello che viene buttata lì? È la seguente domanda alla coppia adottante: voi due perché volete adottare? Se voi rispondete voglio adottare perché voglio un figlio, vi assicuro che quella idoneità ve la scordate per tutta la vita, perché la domanda giusta è: voglio adottare perché mi sento in questo momento in grado di poter accudire un bambino abbandonato e di garantire quindi a lui una vita, un accudimento come si deve. Allora, se questo diritto, tra virgolette, al figlio, che dovrebbe essere negato attraverso questi percorsi che riguardano l'adozione speciale, la legge 184 del 1983, io ho iniziato ad adottare nel 1983, non capisco perché dovrebbero essere totalmente soppiantati da un, non so ben da dove derivi, diritto da parte della coppia di avere un figlio a tutti i costi. Grazie. Ecco. Scusate. Ma magari il dottor Gandolfini. Ecco. Siccome si fa tardi, io chiederei, abbiamo Marco Pannella qui, se vuol fare una riflessione su questi temi, magari aggiungendo anche molte delle domande arrivate, proprio sono rivolte a te Marco, e a lui, e a Cappato, sulla questione proprio dell'eutanasia, il diritto alla vita, che è un secondo altro tema che non so quanto potremo sviluppare, però ci piacerebbe, hai ascoltato il nostro dibattito fino a questo punto, sentire una tua riflessione.
Grazie di questa opportunità. Volevo per la verità dire che, avevo detto agli organizzatori, verrò, ma non nel quadro previsto come partecipante, ma verrò per essere presente, perché questo è quello che importa, e condividere questo momento di ricerca comunque impostato. Però altro era che quello di accettare come si era concepito quel quadro di interventi ed altro. Poi dinanzi anche il termine un po' usato, una riflessione, ne approfitto. E scusatemi se appunto farò un salto. Mi trovo nella condizione nella quale, vi voglio fare un piccolo esempio, nemmeno pertinente in apparenza. La nostra lotta radicale antiproibizionista aveva trovato l'accoglienza, io avevo allora ragazzini di 15-17 anni, quindi se sono sopravvissuti sono nonni oggi, che loro mi dicevano: legalizza la Marco. Ancora adesso, perfino i nostri due pontefici, quando leggono dei testi preparati, si condanna la liberalizzazione. La legalizzazione, in effetti, la mia battaglia, la nostra battaglia, è assolutamente l'opposto della liberalizzazione. È proprio quello di onorare con la responsabilità di una scelta legislativa quello, il combinato disposto fra scienza e fedi, tra virgolette, possa suggerire a ciascuno di assumersi delle scelte sociali per quel che riguarda la vita dello Stato. E oggi, diciamo, abbiamo comunque nel mondo, io mi sento di poter dire che, l'annuncio, entro 4-5 anni le legalizzazioni saranno assolutamente la soluzione prevalente rispetto al flagello delle droghe, il flagello criminale e criminogeno delle droghe. Vedremo. Adesso, quindi, perché evoco questo esempio? Perché intanto ringrazio Massimo Gandolfini, perché hai messo il problema vero, cioè hai menzionato quella che è in nuce, in radice, è stata formalmente una nostra proposta giuridica, quella che hai ricordato, che include Filomena Gallo e gli altri, e da quella posizione l'Unione, un concepimento delle necessità, direi di aggiornamento, di assunzione delle responsabilità conseguenti anche alle conquiste scientifiche, alle ipotesi scientifiche. Credo che lì c'era questo sforzo, e ti ringrazio molto di aver dissepolto questa, perché è la mia posizione di base, mentre, come ha accennato Marco, all'interno del nostro movimento, io direi quasi dall'inizio, tanto per cambiare, rompo, come si dice, per rompere altre cose, insomma, perché sono assolutamente convinto che quella premessa, quel nostro lavoro teorico, scientifico, di proposta matura a livello legislativo, in realtà evita una cosa dalla quale era evidente si poteva cascare. Quale? Quella della tentazione antropologica, direi, di dire: ah, siamo stati perseguitati, insultati,
con questo, secondo tutte le religioni, se l'approfondiamo, compiendo atti di intolleranza, di violenza, di non pietas, ecco questo che lo si può dire, e quindi mo ve lo facciamo pagare, vogliamo e arriviamo noi e dobbiamo dire il matrimonio è anche nostro. Ho subito detto che in questo riflesso c'era un riflesso comprensibile, umanamente, quasi di rivincita, no? Quasi di riparazione, che non ha nulla a che vedere con il concepimento di una scelta, di una proposta che c'era alla base, e perciò ringrazio Massimo Gandolfini di avercelo citato e poi vedremo poi di consentire a tutti di valutare quello. Quindi quello che propongo tuttora all'interno del nostro movimento, ma mi volete capire perché abbiamo fatto quel lavoro e proprio dobbiamo piare il matrimonio. Lo togliamo, lo piamo pure noi, abbiamo diritto pure noi. Il matrimonio, appunto, nessuno penso, se penso anche alla teologia, parlare di una, in termini tecnici, legittimamente, di una sacralizzazione forse possibile, ma dogmatica no, del dato matrimoniale nelle sue forme. E questo è importante, mi pare, tenerlo presente. E quindi dico ai miei amici, al mio settore, io la lo trovo abbastanza privo di pietas, privo proprio di riconoscenza, non è solo riconoscimento, a coloro che hanno costruito quello storicamente e che ha una sua forma storica, se è naturale. Questo vorrei permettermi un po', siccome questa storia ha natura, la natura è storica, è un combinato disposto fra dati oggettivi, ma non solo oggettivi, scientifici, e anche profezie, perché le profezie hanno poi nel momento in cui sono conosciuto, ed è per quello che pare che Domeneddio si raccomandava con Isaia, profeta, gli ha detto guarda che tu devi fare le profezie, le devi fare, ma la profezia significa essere certi dell'ascolto, che ci sia una possibilità di ascolto della profezia. E tant'è vero che Isaia a un certo punto, secondo Marek Alter, fa una cosa per la quale lui, Marek Alter, giustifica la sua iscrizione al Partito Radicale di Pannella 15 anni fa. Dice, sapete perché? Sì, sì, proprio quello di Pannella. Perché mi ricorda quel matto profeta di Isaia. Che ti fa Isaia quando il Signore gli dice la profezia? Trasmettere la mia profezia, che ti do, ti affido, significa avere le orecchie, gli ascolti. Allora, Isaia, il giorno del mercato, esce dal contado e si presenta alle porte, nel momento del mercato della città. Si presenta nudo. Naturalmente tutte le guardie, le cose restano, qualcuno lo conosce, ma lui nudo e poi va correndo nudo verso il mercato dove va a fare la sua profezia. E c'è una marea di gente, c'è quelli del mercato, quelli che l'hanno seguito con lui nudo che andava piano e fa la sua profezia. Dice, ecco io mi sono iscritto, pur anche se so che il Partito Radicale è quello di Pannella, perché Pannella mi ricorda anche quel matto di Isaia. Scusate, allora questo matto adesso fa finta di prendersi sul serio, fa finta, scusatemi, dico questa cosa del matrimonio è una scelta storica, importante, fondamentale, ma è sicuramente una scelta storica, non è dogmatica dicendo quale che siano gli sviluppi della scienza umana, le rivelazioni magari divine, eccetera. Questo è. Però, per quel che mi riguarda, la posizione è strano.
Ma a un certo punto della vita della filosofia e della religione, seconda metà dell'Ottocento, dico poi l'incubazione è precedente, esplode uno, l'Immacolata Concezione, poi l'assunzione. Sì, poi la Immacolata Concezione non è più quella di Gesù da parte di Maria e Giuseppe, ma è quella per la quale già Maria è priva del peccato originale, d'accordo? Perché bisogna rispettarle, conoscere, amarle queste cose e seguirle. E allora a questo punto torno a dire, non sarebbe anche conforme alla profezia, a questa cosa, ritornare a ripetere, a ripensare, a discutere un tantino, ma insomma esistono dibattiti filosofici, non è che sono atei, sono dibattiti anche di filosofia, abbiamo l'antropologia filosofica, che è un momento altissimo, e allora per un momento possiamo escludere completamente che in quel fatto che nasce in quel modo non ci risulta che esistono congiunzioni carnali e via dicendo. C'è la cosa, c'è lo Spirito Santo che scende e dà questa forza di creazione, di concepimento, questa sacertà a quel momento, no? Che viene data. Ebbene, forse, diciamo, non stiamo un po' riflettendo troppo poco e troppo velocemente sul fatto che proprio, diciamo, all'inizio, a metà dell'inizio dell'Ottocento viene prima il concepimento, poi quello di Maria, con fretta, diciamo, no? Si susseguono all'improvviso. Io dico appunto che anche poi i genomi e queste altre cose che ci dice la scienza sono cose che Thomas Mann aveva già tratto dalle storie di Giacobbe e dagli insegnamenti del libro figlio di, questo elemento della trasmissione appunto che a livello filosofico Thomas Mann ma è quello della scienza. Continuamente abbiamo appunto la conferma del valore naturale, ma la natura, secondo la scienza, sempre più è a suo modo creativa. La natura, per sua definizione, appunto, solo quando è un momento in cui è morta, è fissa ed è sempre quella, diciamo, è ossificata o diventa diamante, perché non dimentichiamo nella scala Mohs, eccetera. Quindi voglio dire semplicemente, vi sono grato di questo dibattito e anche perché queste cose che ho terminato, mi limito ad accennare, ritengo però che vi possono lasciare intuire che, io ripeto arbitrariamente un po', perché quello aveva preso davvero 37, Thomas Mann, 37 generazioni nel fare quella premessa, via dicendo. Dare questo senso, no? Proprio veramente importante, la storicità del pensiero, della filosofia, della natura, la naturalità, padri, madri e gli altri. E allora vorrei dire, è così folle. Beh, tanto io so quel matto che vi dico, fra 4 anni noi avremo vinto nel mondo, malgrado gli interessi immensi contrari, la battaglia delle legalizzazioni in termini di proibizionismo e antiproibizionismo, che invece è stato dogma quello di addirittura americano, eccetera. No, mai, questo no. E abbiamo scoperto che dietro questo no c'era, come temevamo e denunciavamo, il trionfo
della criminalità, del vuoto di responsabilità di quello che è oggi la condizione della cosa proibita che vince, sta vincendo. Noi andiamo. L'unico caso nelle quali le materie camminano da solo sono grazie al proibizionismo. A mezzanotte, dove che sia, la droga ti viene a trovare, no? Per motivi appunto economici. Appunto. E se mi tenete, io credo, siccome dico questo, di essere in condizione di combattere questa realtà, perché appunto era fondata sulle illusioni proibizioniste e che la scienza invece ci aiuta sempre di più, anch'essa l'alleanza fra scienza e fede in certi momenti davvero credo esplode in una sua evidenza adamantina, per cui io il positivismo due cose ma va così come quella roba là, insomma, vabbè, vi rispetto, ma insomma è un'altra cosa. Tutto qua, quindi mettiamo in conto, io credo che il vero dibattito è quello di come, assumendoci le responsabilità della condizione umana, storicamente qual è? E questa è la responsabilità che ci compete, non quello di creare l'eterno. No, assumendoci questo, in realtà appunto trovare le soluzioni che possano essere ragionevolissime, cioè nel rispetto, e questo lo dico ai miei compagni con i quali ho baccagliato, quando hanno detto matrimonio. Ma abbiate pazienza, per 2000 anni, 3000 anni matrimonio ha significato quest'altra cosa. Noi ora ci accorgiamo o pensiamo che ci vuole il supplemento, che so io, della grazia o della scienza, no? Per capire che bisogna fare un cambio dell'organizzazione sociale, antropologico, eccetera, no? Fare questo, assumiamocela, ma non negando la fondamentale funzione che hanno le religioni antiche, la religiosità enorme, perché è su quella quando ecco, guardate, la scienza comincia a scoprire che l'autofagia può essere un fattore di longevità, per intenderci, pure la fame, la sete e tutto quanto, ma a partire dal fatto che i primi nuclei della specie animale umana, tutte quante, risulta storicamente 2 milioni di anni fa, eccetera, di avere anche questa fenomenologia. Non si mangiava, c'era un po' di digiuno, e la scienza oggi ce la rende dicendo non fa male. Grazie, e torno qua. Grazie del dibattito. Gandolfini, grazie di quella citazione, grazie a voi, e mi dispiace, voi che, come dire, siete un po', l'altra provocazione, così uterini, ma non uso il termine perché se no giustamente noi femministi vi diremmo ma vammo riammazzato, no, così uterini, anche maschissimi, eccetera, appena si sente discutere di questo, del concepimento, della riflessione attraverso questo annuncio profetico, l'importanza del concepire la scienza, ma è concepire, concepire, e questo noi rivendichiamo, ci dovrà essere pure, ma c'è il Papa che va apparentemente con avanti ieri. Se l'è preso con la sacra rota, col momento della giuridicità. Non è che tutti domandano, è un momento massimo, è il momento in cui lui prende atto della condizione storica che è eredata anche statuale, e così come in 24 ore, come un radicalaccio qualsiasi, ti dice la tortura, reato, l'ergastolo, abolito. Adesso ieri ci ha aiutato a riflettere, noi abbiamo già fatto un po'
sui limiti della Sacra Rota, proprio direi conseguenti alla storicità di quello che deve essere, no, difeso, ed è la visione canonica, storica, eccetera, del rapporto matrimoniale, della realtà matrimoniale. Quindi consentitemi di dire lealmente viva il Papa, viva la legalizzazione, viva il... perché ci esprime la consapevolezza della libertà e ribecca sta concezione, il concepimento di cui non si parla mai, non gli si dà forma giuridica, il rispetto, no? Il concepimento, l'immacolata o no che crea concezione, ci troviamo un minimo ad avere riflessi nella nostra attività appunto di concepimento delle riforme del diritto, non lo so, grazie, buonasera e grazie davvero. Dato che il moderatore me ne dà la possibilità, volevo fare qualche piccolissima precisazione. Innanzitutto, vi dico sinceramente, cioè, Marco Pannella ha portato il discorso su di un, diciamo, un piano molto più valoriale, non è entrato nei temi pratici, diciamo, che abbiamo dibattuto, portandolo su di un livello decisamente molto più alto, che è un livello che personalmente mi piace molto, perché sta parlando appunto in termini di ordine filosofico. Però è anche bene che tutti conosciate la completezza del discorso. Quando è stata citata la natura, dobbiamo tenere presente che proprio la critica alla natura, che nasce con il relativismo, e il relativismo nasce con due filosofi che si chiamano Protagora e Gorgia, nel momento in cui Socrate, Platone e Aristotele stanno portando avanti l'idea di natura, viene fuori questo signore, prima Protagora e poi Gorgia, il quale dice: no, ma anche il concetto di natura in fondo è un concetto relativo. Anche Marco ha detto, no, in fondo anche questo è un concetto relativo, bisogna cercare di liberarci un po' da tutto questo. E lì gli esempi adesso ve li risparmio, fa l'esempio della guerra degli Ateniesi con i Persiani, cioè vi risparmio tutti questi esempi per portarvi a dire che poi lo stesso relativismo, che nega quindi, come dire, la struttura, chiamiamola rigida o rigorosa, della natura, lo stesso relativismo conosce poi con Popper il suo più alto apice. Popper che cosa dice? Ecco, Popper che cosa dice? Dice Popper però, no, tu lo sai, allora, o te lo sei dimenticato, e allora vabbè, possiamo farla passare, ma se non te ne sei dimenticato, devi ammettere che, pur relativizzando tutto circa la natura, una cosa ha detto: c'è un caposaldo che non deve cadere. Il caposaldo è la corrispondenza rispetto al reale. Può essere tutto relativizzato, meno la corrispondenza rispetto al reale. La corrispondenza rispetto al reale non può cadere. Vabbè. Noi glielo ricordiamo adesso, e la corrispondenza rispetto al reale nel tema di cui stiamo parlando è che la umanità, così come la conosciamo da 1,5 milioni di anni arrivare ad oggi, ha un'identità sessuata, la quale ha delle caratteristiche di ordine personale e sociale sulla quale è stata costruita l'intera società. Questo è il tema fondamentale. Seconda cosa che volevo dire è che, come dire, accetto la provocazione di Marco, ha citato Isaia, l'ascolto, eccetera. Guardate, molto più modestamente certamente di Isaia, e non ho certamente la scena pubblicistica che ha Marco Pannella, però mi permetto di dire che il profeta deve avere il coraggio di annunciare sempre fino in fondo quello che lui ritiene essere la verità, e mi piacerebbe essere voce di uno che grida nel deserto anche quando dovesse accadere la profezia di Marco che fra 4 anni le legalizzazioni ci saranno. Io continuo a sperare che i bambini vengano adottati in famiglie eterosessuali, che abbiano un papà e che abbiano una mamma. Poi l'apertura di Marco alla trascendenza mi fa tanto piacere, veramente tanto piacere. Scusate,
Sono le 8:15. Qui o ci decidiamo di riaggiornare o chiediamo una roba. Facciamo un altro convegno, credo, perché mi guardano, credo, anche i responsabili della sala. Poi urge la pappa, però mi sembra di poter dire, senza voler fare la morale, che è stato un bel dibattito, molto civile, senza, insomma, ci sono confrontate posizioni diverse, ma in modo molto garbato. Forse vale davvero la pena di fare un secondo incontro. Grazie a tutti. Marco voleva dimostrare Pannella, capisci? Il darwinismo...